Vedrà che io questa traduzione non l'ho mai vista, non c'è. Noi potremmo essere veramente una buona maggioranza, siamo costati una città che non siamo qui. Siamo bravi, siamo stati bravi però negli atti importanti, negli atti veramente seri, quando la città poteva soccorrere su Cipere 3, a dimostrare che potevamo farcela e ce l'abbiamo fatta. Quindi l'appello che oggi faccio io come UDC, per dire questa è la vera UDC. Ma non dico che il Tiziano, che il Casolaro, che il Capano, cioè, dice, oh, sì, io non credo anche che verranno ancora altri. Perché vedete, troviamo i loro Tiziani, sono stati anche la lista UDC. Noi oggi poniamo un altro nome che si chiama Enzo Rossetta. Enzo Rossetta che è stato eletto la lista UDC. Abbiamo messo un altro candidato della Villa Maino, eletto la lista UDC. Allora io dico, ma che? Ma di cosa parliamo? Cioè questi sono quelli che hanno votato all'amministrazione Ferrara. Villa Maino, Rossetta, Troiano, Iorio, Tiziano, tutti i generi, noi siamo la lista di scivola. Sono io che sono quello che vuol dire dovrebbe dire in punto di piedi e pure in punto di piedi, vuol dire io sono UDC. La vera UDC è quella che ha votato l'amministrazione Ferrara. E lo dimostro i fatti, per esempio, di Enzo Rossetta. Esce Iorio e entra Rossetta. Esce Rossetta e entra Villa Maino. La lista è quella. Se la politica è quella del saggio, è quella vera, come noi ci chiediamo la porta tutti quanti con la fila giusta, come qualcuno dice, i fatti sono questi qua. Questa è la vera UDC. Non perché ce la inventiamo al momento, ci ascondiamo dietro un simbolo, che poi siamo bravi per ascondere dietro un simbolo. Sono io, sei tu, ma nei fatti, la vera UDC era questa quando ha parlato per l'anno. Nei fatti, la vera UDC è quella che ha parlato 5-3. Nei fatti, la RDC è quella che non ha votato la mozione di scusa del sindaco Ferrara. Nei fatti, la RDC è quella che non ha votato il numero di bilancio. Questi sono i fatti. Di cosa parliamo? Ci dobbiamo nascondere dietro uno scudo bruciato o dietro un nuovo simbolo? Nei fatti. Allora, io domande vi dico, sperando di non fare la stessa cosa che ha fatto io, perché a volte ci sono tante cose di libro, questo un giorno farò io. Qualcuno di tutte le lingue che sono bravo, però io il prezzo, piccolino così, ma lo farò. Io dico che la maggioranza può andare avanti. La città non può essere abbandonata, la zona non può essere abbandonata, è stato fatto tanto. Allora un appello alla PDL, con la luce, alla PDL. Ritrovate nel vostro partito la pace interna e andiamo avanti, che non siamo noi il problema. Noi prossimamente potremmo metterci sì perché non ci sono, non sono questi i problemi. E nella PDL che è il problema. La città non può essere affossata per beghe becere. Abbiamo dato tanto, signor Ferrara, tu hai dato tanto, io mi chiamo il sito dell'H24, scrivere con queste cose. Perché H24, non c'è che sta 24, io Giuseppe però sono mai visto scrivere H24 sul nostro territorio, Nando. Manca 24, io faccio la mia azienda e mi rendo conto che è un sito comunque è presente. È stato presente sugli atti, sui documenti. Non va abbandonato, non è il momento. Però se diamo esempi, da 7 mesi a una città e ci volgiamo in modo così assurdo, io dico, ora ce la dobbiamo andare a casa. Perché facciamo tutto attorno alla città. Passare i bilanci, queste condizioni pure, è assurdo. Andare avanti un altro anno è assurdo.